The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Maestro? Maestro? Come abbiamo detto più volte, sono le uniche due persone di nazionalità italiana nella cui casa si trovano 6 statuette di Oscar. Ed è già questo. Chissà come mi avrebbe preso vicino Stiglini, che ne aveva solo 5, diciamo. E di cui eravate buoni amici, oltre che affezionati e assidui collaboratori. Si tratta, diciamo così, della massima punta di ciò che tutto il cinema, dal dopoguerra in poi, ha sempre riconosciuto al nostro cinema. C'è una capacità di lavorare con materiali apparentemente artigianali, ma che in realtà dietro di qua ci sta millenni di gusto che appartengono a chiunque nasca, diciamo così, per il diritto in questo paese. Passione anche per tutto ciò che va dalla scelta dei materiali al dare una forma anche ai oggetti. Francesca, qui vicino a me, ha iniziato, diciamo, come set decorator, si dice, sì, no? Sì. Che per esempio è una di quelle qualità che si nota da subito, per esempio in qualsiasi film americano medio, c'è sempre qualcuno sempre. Che dà una forma agli ambienti. Certo, molto appunto importante nel cinema mondiale, da noi un pochino meno purtroppo, perché sì, in questi ultimi anni si stanno facendo dei film più piccoli e quindi c'è meno bisogno del set decorator, però in genere voglio dire tutti i film hanno la mia professione. Cioè, che l'errore della perfezione è ciò che poi rende qualcosa che sta tra il bello e la verità, no? Che è uno dei segreti, diciamo così, che avete capito, di questo lavoro, è come cercare di inserire il difetto all'interno della perfezione. Sì, certo, sì, questo però si aveva detto, che era già stato detto da Truffaut. Però questa qui è una cosa che ho sempre pensato all'inizio, facevo degli sbagli proprio io, poi alla fine l'ho presa come una legge, ma l'ho presa come un'idea che mi sembrava che doveva andare avanti, perché proprio se uno ricostruisce qualcosa di perfetto, non si sa perché, sembra sempre tutto quanto falso. Invece basta fare degli errori, mettere degli errori evidenti, ma non troppo, che non sia troppo, così da tutto quanto più una verità, cioè quello che fa, che costruisce. Microfono. E poi, tra poi siamo sempre giustificati. Il mio campo non devo pensare agli errori, perché mi viene cioè proprio dentro di me, quando creo un arredamento, mischiare e non mettere tutte le cose nello stesso stile e metterci qualcosa, non so, che forse è legato alla storia, è legato ai personaggi, quindi così, per cui c'è sempre, io non faccio mai le cose nello stesso stile solo perché è 700, tutto 700 o così, mi diverte sempre a cambiare e a fare delle cose che non c'entrano con il periodo. Il mare vicino avete un disotto volte, adesso lo stiamo preparando al nono. No, ma io so che all'inizio hai detto di no perché mi occupavo di altri film. Ah sì, all'inizio io l'ho incontrato con Marcellini quando facevamo La città delle donne, lui lo venne a trovare e lì ci siamo conosciuti. Poi lui mi ha chiamato per fare l'ultima tentazione, ma io ero occupato con il barone Munchausen, che ho detto di no. Poi mi ha chiamato un altro film, non mi ricordo qual è, sempre mi ho detto di no. Al terzo film stavo a New York, ma domani mi ha chiamato per l'età dell'innocenza, non stavo a Los Angeles, ho detto arrivo, sono andato al aeroporto, ho preso il primo aereo e sono andato a New
ho cominciato questa relazione. Forse l'ultima tentazione, che l'aveva chiamato all'inizio, l'ultima sì. tentazione di Cristo. Sì. Adesso appunto, non ho fatto l'ultimo, il World Wall Street, perché stavo facendo a Vancouver un film che si chiama Il Settimo Figlio, e allora contemporaneamente dovevamo preparare questo film che adesso andremo a fare a Taiwan, quando non voglio fare Vancouver. Allora lui mi ha detto, da momento che sei intanto comincia a vedere, portati avanti. Portati avanti, sì, ha detto, portati avanti, anche esatto, siccome sono già 5-8 lo prepariamo il suo film, non so che si fa. Allora adesso andiamo in Taiwan, e quello ambientale in Giappone? Sì, ok, su un missionario, giusto? Sì, esatto. Sorry, e arriva così, più che altro serve poi al regista e serve anche a noi ovviamente un po' per stabilire che tipo di inquadrature vanno fatte per raccontare la storia che va raccontata in realtà. Io quando lavoro non faccio lo storyboard. Dante, devi parlare vicino. Io non faccio lo storyboard, faccio altre cose, cioè io faccio il bozzetto, prima dei bozzetti grandi, e poi faccio i modellini, in modo che lui può vedere tridimensionalmente, che è meglio che vedere lo storyboard. Lo storyboard serve a lui per me, racconto, faccio prima questo, ma questo, ma questo. Invece quando uno fa le scene, le fa, le costruisce tutte quante, le costruisce sul modellino, lui sa esattamente quello che gli serve, cosa vuole guardare. E questo tra l'altro serve, è molto importante anche una produzione, per non fare, tante volte si fa delle scene molto grandi, poi magari se ne usano meno. Allora è una maniera per poter in qualche maniera visualizzare, esatto. La mia scrivania, delle pillole che sto ricordo, io non li guardo mai. Devo dire questo. Ma è vero che perché secondo gli occhi il bozzetto era così grande che Marti Scorsese non sgombrava l'appartamento. Come per James a New York. Allora, prima la prima volta sono andato a New York. Non c'era, c'è a New York, però non si finisce niente quelle cose. Allora torniamo in Canada. In Canada, mi parla col freddo di me, non va bene in Canada, poi dico, venga sempre, c'ho un sacco di gente per farlo. Allora dice, va bene, allora perché non andiamo nell'est europeo? Allora ho detto, non lo so, ma poi ci siamo incontrati a Firenze quando lui venne per mostrare il viaggio in Italia, A quel punto gli ho detto, scusa Marco, siamo a Venezia, domani tu vai a New York, ritorni a New York. Sì, con l'aereo, avevano l'aereo privato, ti fermi a Roma, andiamo a Cinecittà e ti faccio vedere come possiamo fare tutto quanto lì, che è meglio. Allora, ho detto, va bene, e poi ho chiamato il proprietario della cascina che sarà per il fronte a Cinecittà, ho detto, caro, guarda, veniamo domani, e eravamo noi con Carmas, con anche con gruppi di Martin, eccetera, e la produttrice. Allora siamo andati lì, prima di andare a vedere Cinecittà, potevamo andare. Ho detto, guarda il toro, il nostro, siccome Martin è un po' così, un po' da fastidio, tanta gente, con lui non ci mettere nessuno, mettici in un angolo qui. Abbiamo mangiato, ma come si mangia bene, ma che meraviglia, Ma questo è niente, adesso abbiamo attraversato la strada, siamo andati a Cinecittà, abbiamo fatto vedere tutto quanto, abbiamo fatto vedere tutti i teatri, le cose, il backlot, la grande piscina, poi abbiamo fatto le navi, le cose, così. Sì, ho detto, scusami, ma tu qui a Roma, Roma ti piace,
ci sono ristoranti. Sì, perché arriva da Foroca, perché arriva da Bulgaria, perché arriva da Roma, andiamo a Roma, consigliere romano, assistente. Diventato Harvey Weinstein. Harvey Weinstein anche lui voleva andare in Bulgaria. E allora non lo portare a cena. Lui è arrivato da Londra con un gruppo di la corte, si è fermato a Ciampino, è venuto direttamente nel nostro studio. E allora io avevo attaccato in tutto lo studio una quarantina di bozzetti. I miei bozzetti sono 2 metri per un metro, tanto per fare le cose con il corpo. Allora è venuto lì, tra dice, ma Dante, ma tu sei sicuro che puoi fare tutto questo qua dentro di una scena? Posso farlo, ho fatto i canti, ho detto che vuole questo, anzi uno dei più piccoli, mi sono scherzato. Allora a quel punto ho detto, va bene, facciamolo. E così è nato su New York a Cinecittà.